Wow. Wow. Oggi che facciamo, ragazzi? Beh, vi ho chiesto tempo fa, parlo di una settimana fa, se mi potevate lasciare qualche domanda giù nei commenti delle community post, così magari ne approfittavo per fare un Q&A. La stessa cosa l'ho fatta su Instagram, se non mi seguite, seguitemi, Eriotto_Sun e Elio Talkbaywee, se volete seguirmi anche lì. Diciamo che ho spinto anche su Instagram perché volevo accumulare più domande e alla fine, beh, me le avete fatte, quindi possiamo cominciare. C'è un rimbombo assurdo, ragazzi, spero che si senta bene. Come ti sei appassionato a questo mondo e come hai imparato ad editare così? Se con questo mondo intendi quello della tecnologia, beh, io ti rispondo con sono sempre stato appassionato, cioè sono sempre stato curioso verso questo mondo qui. Mi piaceva smontare i giocattoli sin da quando ero piccolo per vedere come fossero effettivamente costruiti, e mi piaceva proprio fare i giocattoli perché i miei non mi compravano abbastanza giocattoli, facevo i giocattoli di carta ma con dei componenti elettronici all'interno, e facevo anche gli iPhone di carta, mi ricordo, perché erano gli anni dell'iPhone 4S, mi ricordo, mi divertivo a farli di carta e a venderli a 2 euro. Con il tasto che funzionava, tra l'altro. Ed ero arrivato a un certo punto che ero diventato malato di computer e quindi mi divertivo proprio a realizzare questi componenti, le schede madri, le RAM, le GPU, il case, facevo tutto di carta e tra l'altro con i LED dentro che funzionavano. Non lo so se ho ancora una foto di quel PC, ma ho fatto anche il video tempo fa di quel PC, tra l'altro è su questo canale, ma non ve lo farò vedere perché me ne vergogno. Mi sono iscritto da qualche mese, fai dei bei video e spero che ne farai altri. Lo spero anch'io. La mia domanda è: proverai il Google Pixel 7 e che smartphone usi attualmente? Questo fantastico Pixel 6? Sì, ragazzi, sono passato al Pixel 6, ho reso il Pixel 6a e mi sono preso il Pixel 6, quindi questo è attualmente il mio daily driver. E se proverò mai il Google Pixel 7? Staremo a vedere, chi lo sa, forse sì, forse no, non lo so, solo il tempo ce lo dirà. Tra l'altro sto registrando questo video all'1 di notte il 13 ottobre, dico solo questo. Cosa significa? Boh, non lo so, l'ho voluto dire. Insomma, per i più smanettoni è una data parecchio importante perché esce il Pixel 7. Quali sono i tuoi creator preferiti sia su YouTube che su Instagram? Ce ne sono parecchi, ce ne sono una sfilza di creator veramente bravi su Instagram che mi piacciono. Leo Keller è un creator tedesco, è veramente veramente bravo, ragazzi, è assurdo. I suoi video che fa sono stra brevi, ma vi viene voglia di riguardarli in loop. Uno dei miei canali preferiti su YouTube è sarei un sempliciotto a dire Marcus Brownlee, infatti non lo dirò. Dico piuttosto Brandon Howard. È il suo assistente, quello che fa le intro, quelle fighe, quelle veramente toste, e colui da cui prendo ispirazione appunto per creare le mie intro. Non so se ve ne siete accorti, cioè è stra evidente. E ho preso ispirazione da lui soprattutto per creare questo set molto fantastico, molto fantastico non si dice, questo set fantastico. Se non lo seguite, beh, io vi consiglio caldamente di farlo, anche se pubblica letteralmente un video all'anno, quindi è peggio di me. E non sto scherzando sul fatto che pubblica un video all'anno, pubblica il Pixel e l'iPhone, solo quei due, oppure il MacBook quando esce, basta. Ti vedremo mai con un iPhone come smartphone principale? Beh, mi dispiace, ma sarà una cosa pressoché impossibile vedermi con un iPhone come daily driver. Che scuola hai fatto? Come ti sei trovato? Beh, io ho fatto il liceo artistico e in questo momento studio presso l'Accademia delle Belle Arti di Bologna. Che cosa pensi di un creator che vuole iniziare in questo mondo con strumenti professionali senza esperienza? Allora, partiamo dal fatto che io non sono nessuno per dirvi quello che dovete o non dovete fare, quindi prendete strumentazione adatta per quello che state facendo, non spendete inutilmente i vostri soldi, potete prendervi benissimo una lente nuova per dirvi, fate vobis, poi l'importante è che sappiate usare gli occhi. Colore preferito? Beh, in realtà ne ho 3 di colori preferiti, il beige, il bianco e il nero. Sì, sono un sempliciotto, non mi piacciono i colori, infatti se vedete il mio guardaroba è pieno di robe nere, bianche, grigie oppure beige. Top 5 canali preferiti che consiglieresti? Come detto prima, Brandon Howard,
e David Immel, penso sia lo scrittore, l'editor di Marques, sì, insomma sono tutti e due della squadra di Marques. David Immel è un grande, lo seguo da un bel po' e ho visto tutti i suoi video, anche lui appare una volta all'anno e poi sparisce per il corso dell'anno, però tratta di argomenti veramente veramente interessanti. Ha 5 video e 28.000 iscritti. Mi sento un pagliaccio in questo momento. Ho YC Imaging, se siete dei novizi in questo mondo e volete un po' avviarvi, lui tratta di argomenti veramente interessanti per quanto riguarda il mondo del content creating, del videomaking, del filmmaking, quindi dategli un'occhiata che non fa male. Danny Givers, o Givers, è un cinematografo, filmmaker ed è veramente veramente bravo, ragazzi, questo non si deve prendere sotto gamba. Poi ha questa color un po' particolare, no? Un po' molto sottile ma con una resa veramente stratosferica. Anche lui, grande ispirazione. Consigli basic per neofiti fotografi. Che dire, scattate. Questo è il consiglio. Pareri sui nuovi iPhone. Ancora una domanda relativa a Apple. Sono tosti, sono tanto, tanto tosti. Sono tosti. Il comparto fotografico io penso che non lo eguaglierà nessuno per i prossimi anni a venire. Su cosa sarà la prossima recensione? Non lo so. Aggiornamenti della postazione? Aggiornamenti della postazione, sai che sto veramente pensando di portarne uno nuovo, la 2022 edition, forse farò direttamente la 2023 edition. La Switch OLED ha mostrato problemi di drifting, la batteria è ancora efficiente? Sì, anche perché non lo uso praticamente mai, cioè lo uso solamente quando magari vengono degli amici a casa mia, ci facciamo una partita Smash, altrimenti non so veramente che farmene della Switch. Cosa o chi ti ha ispirato a cominciare? Come si è accesa la passione per le foto e per la videografia? In primis si è accesa la passione per la fotografia, ok? Facendo foto. Un giorno mi sono svegliato e ho detto, sai cosa, mi piacciono le foto. No, non è andata così. Ho fatto foto da sempre con il cellulare, poi dopo un po' ho capito che poteva diventare una cosa seria. Facevo un sacco di macro ai fiori, ne ho una sfilza di macro vecchie dei fiori che fotografavo. Poi ho detto, magari avessi una macchina fotografica seria per fare le foto ai fiori. E non mi ricordo quando mi è stata regalata la mia primissima macchina fotografica, però me l'ha regalata degli amici di famiglia a cui tengo tantissimo e a cui sono veramente riconoscente. Poi facendo i primi video musicali ho capito che anche i video potevano essere una cosa su cui investire, quindi ho preso la mia prima macchina fotografica che mi permettesse di fare i video, perché prima registravo con una camcorder. Ho preso la Panasonic G7 e da lì mi sono innamorato completamente di Panasonic. Poi per le foto, non è adatta in teoria a fare le foto, capito? Più specializzata verso il lato video. 24, 30 o 60 fps? Allora, 60 tu non lo fai, cioè se tu fai robe così, 60 non li fai, cioè non serve a un cazzo, fondamentalmente. Ma tra i 30 e 24, io scelgo i 24. Mi dispiace, sono team 24 fps, mi piace il look del 24 fps e non ci posso fare nulla. Io registravo a 30 fps, adesso ho smesso perché mi fa cagare. Allora, ultimissima domanda, utilizzo ancora il Nothing Phone 1? L'ho prestato a un mio carissimo amico che ora è a Lisbona perché il suo iPhone si è rotto. Ho smesso di utilizzarlo perché non aveva veramente nulla di interessante che mi facesse venire voglia di utilizzare solo ed esclusivamente quel telefono. Io l'ho preso perché ci credevo nel progetto, volevo vedere che cosa avesse da offrire, ok? Ma alla fine ho detto, è veramente worth it? No. Questo video, ragazzi, finalmente può finire qui, meno male, perché davvero sto registrando da 55 minuti e ho la gola secca, voglio idratarmi, quindi se vi è piaciuto lasciate un commento, mettete un bel like e noi ovviamente ci rivediamo sempre alla prossima. Cavolo, finalmente posso stirarmi, voglio dormire qui.